Salut tout le monde, c'est Gamborison, c'est le frérot Darko. Tutto a posto? Alla grande, ora ti faccio fare un tour della via Mammana nello specifico del quartiere Uditore. Eh beh, je te suis frérot, je te suis un peu, mais d'abord je te laisse aussi te présenter. Io sono Darko Mammana, questa è la strada che mi ha dato il nome, quella dove sono nato e cresciuto, e faccio il rap a Palermo da più di 10 anni. Mi compro tutto come non avessi, mi ha avuto niente di nuovo. Poi spendo tutto il mio cash, domani potrei avere niente di nuovo. Se mi paghi non mi hai comprato, il più taccio si del creato. Il nome è ricco, mi piace così, solo voglio aggiungere un'altra G. Ok, c'est quoi qui t'a donné envie de commencer? Io ho iniziato a fare rap un po' come tutti. Mi sono approcciato a questo genere ascoltando gruppi italiani che lo facevano in quel periodo, ovvero vabbè, gli Articolo 31, Sottotono e Stock e Mad Buddy, che qua a Palermo sono delle leggende. E ho iniziato più o meno nel 2006. E ici du coup, c'est quel quartier, ça se situe où, c'est comment? Siamo nel quartiere Uditore di Palermo. È una terra di mezzo tra i quartieri Cep, Borgo Nuovo e Cruillas. C'est comment un peu le style de vie ici? È un quartiere popolare ma abbastanza tranquillo. La cosa che lo rende particolare è che è il quartiere dove c'è la villa in cui è stato catturato Totò Riino. Centrale. Puis en plus, qu'il y a d'autres rappeurs ici dans ce quartier? Ci sono due rapper più giovani di me. Uno si chiama Fep e l'altro si chiama Zen. Je voulais savoir si un peu ici le quartier, il est, c'est les quartiers de Palerme, est-ce que c'est différent de ceux des autres villes de Sicile comme Catania? Io penso di no. Io penso di no, soprattutto in Sicilia, tra Palermo e Catania la vita è molto simile. Assolutamente, non c'è alcun tipo di differenza. Ma anche in altre città del sud come Napoli. Questo è dove abbiamo girato il video del ragazzo della via Mammana. Se c'è una regola nel gioco fra è questa. La merda funziona se fa muovere la testa. Ogni volta che ti vedo compi dietro qualche artista. Una puttana da privé che fa le storie a rivista. T'ha finito i subclip? Io ho fatto tutti i videoclip nelle zone che più hanno caratterizzato la mia vita a Palermo. Quindi vabbè, ovviamente qui all'Uditorio ne ho fatti tantissimi. Ho fatto un video proprio qui, il video del ragazzo della via Mammana. Questa è la mia scuola media, la Setti Carraro. Poi un altro video che tengo nel cuore è quello che ho fatto alla Panormus, la mia vecchia scuola calcio, dove andavo a giocare a pallone con tutti i ragazzi appunto della scuola calcio. Quello è stato il mio video preferito tra tutti quelli che ho fatto per adesso. Ho fatto video a Capogallo, zona vicina a Mondello, bellissima, con mio fratello Leo Buonasorte. Ho fatto un video in una villa storica palermitana incredibile, Villa Adriana. Ci siamo divertiti, mi diverte tantissimo fare i video. Et justement, frérot, il y a l'image qu'on a en France de Palerme, c'est beaucoup la mafia et tout. C'est... Qu'est-ce que t'en dis, toi? Palermo non è la città della mafia, Palermo è la città dell'antimafia. Palermo è stata rovinata dalla mentalità mafiosa. E purtroppo il rap si fa condizionare molto da questo immaginario. Ma io personalmente e tutti quelli che conosco prendiamo le distanze da questa cosa. Adesso ti faccio vedere la villa dove è stato catturato Totò Riino. Adesso questa villa è diventata una caserma dei carabinieri, che è un bel segnale di legalità. Quella è la villa dove è stato catturato Totò Riino e che adesso è diventata appunto una caserma dei carabinieri. Ci tengo a specificare di nuovo che la maggior parte dei ragazzini che fanno il gangsta rap, soprattutto a Palermo, A. non hanno mai lavorato in vita loro in maniera legale e B. non hanno mai lavorato in vita loro in maniera illegale. La maggior parte di questi spesso la cosa più illegale che hanno fatto è camminare senza il casco. Io, quando avendo un'attività commerciale, pagando le tasse,
e volendo rimanere a Palermo, avendo messo radici a Palermo e volendo rimanere a Palermo, ci tengo in maniera particolare a prendere le distanze totali da quello che è l'immaginario mafioso. C'est quoi la différence entre la police et carabinieri? La stessa cosa, simile. Sono due forze differenti ma che allo stesso, cioè agiscono più o meno allo stesso modo, è la stessa cosa. I carabinieri esistono solamente in Italia. Je veux savoir un peu aussi déjà qu'est-ce que tu penses du rap français. Una bomba incredibile. Fino a poco fa parlavamo di Sofiane, l'équipe Ntoka, Booba. E i miei preferiti sono i PNL. Pense quoi justement des gars comme PNL et tout qui viennent clipper en Italie? T'en dis quoi de ça? È una cosa figa, anche se loro sono attratti più dall'immaginario di Gomorra. Infatti sono andati a fare il video, mi pare, alle Vele di Scampia. Gomorra ha fatto molto per il rap italiano comunque, perché gran parte della colonna sonora è fatta da rapper napoletano. Il rap italiano dans l'ensemble? On a pas mal qui se font connaître un peu en France, comme Sfera, comme Capo Plaza, tout ça, t'en dis quoi? È una bomba, una cosa incredibile, esatto. Noi a Palermo dobbiamo pensare a svilupparci ancora a livello italiano, perché noi che facciamo il rap a Palermo tendenzialmente fino adesso rimaniamo isolati nella nostra, appunto, isola. Però che alcuni rapper come Sfera e Capo Plaza riescano ad uscire dai confini italiani è una bomba. La dernière question, tu l'as dit tout le temps, c'est quoi ton équipe de foot préférée? Il Palermo. Palermo? Il Palermo, da sempre. Palermo è favolosa. T'as des réseaux où on peut suivre? Instagram Darko Mammana, tutto là, è officialdarko.com. Grazie mille, bro, grazie mille. Grazie a te, brother, grazie mille. Perfetto. L'équipe in toca. Quasi voltasci, quello che faccio lo faccio per cash. Suoniamo dash, non nominarci. Ho detto dash, quello che faccio lo faccio per cash.